Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo video. Oggi è nuovo video unboxing, tra virgolette, perché andrò a sostituire oggi la lampada UV che ho utilizzato per parecchi anni. È il momento di mandarla letteralmente in pensione. Ha fatto il suo corso, ha lavorato parecchio. E ultimamente mi sta dando alcuni problemi di catalisi, di conseguenza ho deciso di sostituirla. Sono andata a comprarne una in urgenza, tra virgolette, perché appunto non catalizza bene e mi blocca il lavoro. E come dicevo, ne ho acquistata una a 48 watt di potenza. Ed è comunque più potente di quella che avevo io, perché se non sbaglio quella che avevo io era 36, se non sbaglio. Ma adesso andiamo all'unboxing, vediamo di tirarla fuori dalla confezione, è molto chiusa. A prova di bimbo, come si dice. È un po' più compatta rispetto a quella che avevo prima, anche perché mi occupava parecchio spazio e sulla scrivania ne ho sempre bisogno. È così, è molto carina. Opa. Così, con tutti i suoi leddini all'interno e il cavetto, quindi adesso andrò a metterla in funzione, visto che sto sistemando un pochino anche il laboratorio, nei tempi liberi cerco un attimino di sistemarmi il laboratorio, quindi il materiale, le varie cose. E sto appunto sostituendo quello che non funziona più o non mi va più come prima, insomma. Quindi questa è una cosa. E poi ho preso sempre 2 giorni fa una fresa elettrica, questa è per manicure ed è a 15.000 giri al minuto, quindi è bella potente con i suoi accessorietti. Con i vari accessori per andare a limare le mie creazioni in resina e fimo, perché ogni volta con la limetta piuttosto che con la carta abrasiva non viene mai un lavoro preciso e soprattutto tante volte bisogna proprio andare ad agire in punti in cui proprio con le varie carte abrasive diventa un disastro, insomma, va a rovinare magari parti che non dovrebbero essere assolutamente toccate. Anche questa qui troverà spazio sulla mia scrivania. Adesso, appena avrò tutto sistemato nuovamente, ci vorranno alcuni giorni proprio perché lo faccio nei momenti di buca, come si dice. Però, appena avrò risistemato nuovamente il tutto, vi mostrerò come sono sistemata. Allora, andiamo a togliere via l'imballaggio. Questi, come vi dicevo, sono i pezzi che ho trovato appunto nella confezione, quindi già si parte con diversi tipi di spugnette abrasive, insomma, per lavorare il supporto. La macchinetta che è molto bene e l'apparecchietto. L'ho trovato versione rosa, non potevo non prenderlo perché rosa ci sta, chi mi conosce lo sa. Questi sono i due acquisti creativi fatti recentemente. Adesso devo trovargli appunto una collocazione sul tavolo in maniera da poterli utilizzare quando serve e in maniera da essere pronta per le prossime creazioni che spero ricomincerò
a breve a realizzare, anche perché mi manca terribilmente mettermi lì a un progetto e lavorarci seriamente. Proprio mi rilassa in una maniera incredibile. Io adesso, ragazzi, vi saluto, vado avanti a sistemarmi alcune cosine e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!